un buon filtrante per Chiesa. Cambia dunque il risultato col gol del vantaggio. Adesso ovviamente potrebbero trovare spazi in contropiede, Stefano. E questa, Piera, è un'analisi tattica perfetta. Condivido tutto quello che hai detto. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito di fatto il gol. Ripartenza micidiale, l'attaccante si è presentato solo davanti al portiere e non ha sbagliato. Ha sfruttato alla perfezione la chance che gli è capitata, bravo. Ottengono il vantaggio quando manca poco al termine, adesso diventa durissima per gli avversari. Si rovesceranno in avanti. Disperatamente, non ha davvero poco tempo a disposizione per Luigi. Qui è costretto ad abbassarsi per avere un pallone giocabile. Possesso francese che sfuma. Ha spazio per andare. Chiesa! E c'è il gol degli azzurri! La gioia di tutti i tifosi! Siamo 3-1 e magari non finirà così. secondi da giocare ancora. Dembélé. Aouar. Palla lunga per il compagno. Va a cercare Mbappé. L'allenatore decide di cambiare qualcosa. Recuperano il pallone. Buon possesso di palla. Dembélé. Palla che termina in out. Dopo l'ultimo tocco si ripartirà col fallo laterale. Ecco il momento della sostituzione. Può metterla in mezzo. È tutto solo? Non ci ha pensato due volte l'arbitro, ha indicato il dischetto, è il rigore e la partita potrebbe riaprirsi. Buffon, praticamente da fermo, senza problemi. Sale il pressing. Ancora un passaggio perfetto. Aouar. Portiere. E c'è un altro calcio di rigore contro questa squadra. E qui siamo proprio a inseguire i record. E sbaglia il calcio di rigore, non va. Sì, vero, anche merito del portiere che ha effettuato una grande parata. Piero. Occhio in mezzo, può cercare il cross. Allontana il difensore su questo tiro. Basta così, arriva il fischio dell'arbitro.